Siamo in compagnia di Adrian Voinea, un personaggio insomma piuttosto conosciuto nel mondo del tennis, numero 36 del mondo. Ex numero 36 del mondo nel lontano 96, quindi parliamo di una vita fa. Però dai quarti di finale del Roland Garros ti ritroviamo qui ai campi del Roland. 40. Come mai questa scelta? Immagino tanta passione per il tennis. Sì, il tempo passa, poi uno arriva, si trova ad avere 43 anni, li faccio quest'anno. E poi sono una vita da Perugia, che abito a Perugia praticamente da quando sono arrivato in Italia nel lontano 90. E con loro, con Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Andrea Lepri, Giulio Caporali, e siamo un bel gruppo così, mi hanno chiesto di fare la over 40, di giocare con loro in squadra, e mi è sembrato giusto dare una mano. Parliamo della partita, visto che ci siamo, match piuttosto lottato, soprattutto l'ultimo game hai dovuto salvare un po' di palle break, ma poi sei riuscito a venirne a capo. Sì, allora sì, le condizioni oggi, non so, per quanto mi riguarda, erano per me pessime, non sentivo per niente la palla, c'era vento, le palle queste nuove, sono abbastanza dure, rimangono poco sulla racchetta, non ho avuto nessuna sensazione di sentirla la palla oggi. E comunque in ogni caso sì, anche se è stata un po' roccambolesca, ho salvato diverse palle break sul mio ultimo turno di servizio, poi alla fine l'ho riportata diciamo a casa sta partita, anche se un po' graffiando. Parliamo un po' del tuo feeling con l'Italia, tu sei anche stato seguito da Alberto Castellani, sì, giusto? Sì, lui mi ha seguito per... cioè diciamo all'inizio è stato lui che mi ha tirato su, diciamo. Cioè con lui sono arrivato a fare quarti di finale a Roland Garros, ho raggiunto la miglior classifica mia l'anno dopo. E poi dopo gli ultimi anni invece mi ha allenato un altro allenatore di Fano, si chiama Franco Travaglini. Diciamo che qua in Italia ho trovato terreno fertile, mi sono trovato molto bene, insomma mi sono trovato... adesso è la mia casa, diciamo, qua. È una cosa strana, un po' cioè il fatto che mi senta un po' senza radici, no, anche, perché... quando vado a casa in Romania è come se fossi un po' lontano da quella realtà, ma neanche qua diciamo mi sento proprio al 100%, e quindi sono un po' in bilico, però va bene, ci si abitua anche a questa. Parliamo un po' del tennis rumeno, no? Sì. Tu sei stato uno dei maggiori esponenti, se vogliamo, del tennis rumeno. Sì, ho giocato la Coppa Davis per la Romania, sì. Ti chiedo un po' in calo dal punto di vista maschile, mentre nel femminile, soprattutto con Simone Halep, insomma, certo, sta andando alla grande. Sì, il tennis sì, maschile è un po' così. Adesso c'è Marius Copil, l'unico penso che sia tra i primi 100 al mondo, che gioca molto bene, c'è un servizio potente, solo che poi gli manca un po' di fondamentali, tipo il rovescio, così. E non è facile, comunque il tennis maschile c'è un sacco di competizione, adesso il numero 300-400 gioca alla grande, e se non sei attento il numero 40-30 poi ci può perdere, e anche tipo i primi al mondo devono stare sempre in campana, perché, a meno che non giochi con Nadal che quest'anno non ha fatto vedere palla a nessuno, vincendo come se fosse di un altro pianeta. Del resto sì, non è facile. Comunque sì, abbiamo una grossa tradizione in Romania, ci sono sempre stati dei buoni giocatori. Probabilmente adesso c'è una pausa, ma poi magari qualcuno verrà da juniore, speriamo. Si attende il ricambio generazionale, ecco. Tra l'altro c'è anche da dire che tutti i migliori giocatori rumeni, insomma, degli ultimi anni adottavano tutti il rovescio una mano. Anescu, Pavel, lo stesso Ungur. Sì, che poi Pavel e Ungur, ma soprattutto Pavel, perché lui è stato tra i 10 al mondo, un rovescio, uno dei migliori del circuito.
Sì, non so come... Cioè, esiste anche rovescio a due mani in Romania, però non so, c'è una forte tradizione di questo rovescio a una mano. Io, per dire, io ho iniziato a due mani, dopo mi hanno cambiato a una mano, dopo un paio d'anni che giocavo a tennis. Non lo so, è così. È... Però comunque è bene che qualcuno rimanga a giocare il rovescio a una mano, perché adesso la maggior parte dei giocatori usano, perché è più facile obiettivamente parlando, a due mani, anche se rovescia una mano Wawrinka lo tira in maniera molto potente. Team Gasquet, ce ne sono di ottimi. Ultime due battute, ti chiedo, secondo te dai tuoi tempi ad oggi in cosa principalmente è cambiato il tennis? Dai miei tempi a oggi allora c'è un sacco di più si mette diciamoci più attenzione da un punto di vista fisico, cioè i giocatori al giorno d'oggi sono preparati al massimo fisicamente, cioè sono, e poi hanno delle preparazioni diciamo più scientifiche, prevengono gli infortuni e così. Poi c'è un gioco, cioè non so, mi sembra che la palla viaggi molto di più rispetto a quando... Forse un po' meno tecnica rispetto al passato. Sì, c'è più potenza e quindi c'è poco tempo per pensare, devi essere molto reattivo e molto preparato anche ovviamente fisicamente. Si tende a velocizzare sempre più il gioco, così come in ogni altro sport. Se tu guardi, non so, come giocavano a pallone qualche tempo fa, sembra che stessero facendo una partitella di riscaldamento, invece adesso è tutto molto più veloce e così. C'è una continua evoluzione, anche se poi io sono del parere che se uno rimane nel circuito si adatta a quella cosa, si adatta ai cambiamenti che sono progressivi, piano piano, manco te ne accorgi. Quindi se metti caso che un buon giocatore degli anni 70, mettiamo un'ipotesi che non si può mai verificare, avesse la possibilità di giocare fino ai giorni nostri, secondo me sarebbe stato sempre un buon giocatore, perché avrebbe cambiato, avrebbe tenuto al passo, no? Si sarebbe adattato ai cambiamenti. Mi hai parlato di pallone, hai una squadra in particolare per cui tifi? Guarda, penso di essere l'unico in Italia che non gliene importa niente del pallone. Ultimissima domanda, ti volevo chiedere, visto che siamo qui all'Allround, come sei stato accolto, quali sono le tue sensazioni? Mi sembra un circolo stupendo, le condizioni sono ottimali. Il circolo è bello. Niente da dire, è inappuntabile. In un primo, diciamo, da questo primo giorno non hai nulla da obiettare, no, insomma. No. Noi ti ringraziamo tanto e ti facciamo un grosso in bocca al lupo per il torneo, insomma, ma anche in generale. Grazie, crepi lupo.